Grazie, grazie a tutti per essere qui presenti. Naturalmente, innanzitutto i nostri ospiti, che davvero a nome dell'Istituto ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. E per l'Istituto dei Beni Culturali si tratta di un'occasione ormai tradizionale che ha avuto sempre un grande successo nella nostra regione, ovviamente anche in virtù della passione che tutto il personale dell'Istituto mette in questa operazione di mobilitazione delle energie locali intorno a questioni che normalmente non apparirebbero di primo piano per l'Istituto e che invece lo sono da sempre. Lo sono da sempre perché l'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna nasce non solo come istituto di ricerca di documentazione che riguarda i beni culturali in senso tradizionale, ma anche come un istituto che si occupa di paesaggio e di beni naturali. Questo fin dall'origine, fin dagli anni 70, allora si trattava di una frontiera assolutamente precoce. Oggi siamo molto più abituati a considerare i beni naturali e il paesaggio un pezzo assolutamente imprescindibile anche della formazione culturale nel senso più ampio del termine. Ebbene, l'Istituto ha continuato in questo percorso, naturalmente con operazioni di documentazione che sono continuate nelle nostre banche dati, attraverso la promozione di studi e anche di incontri, finché con l'iniziativa Vivi il Verde abbiamo intercettato una domanda che proveniva proprio dai territori, che era quella di unire agli elementi di conoscenza di tipo più scientifico tradizionali dell'istituto anche una parte di rapporto diretto con la cittadinanza, di stimolo alla visita, di eventi performativi legati al verde che hanno incontrato uno straordinario successo di pubblico. E per questo motivo abbiamo pensato, nonostante il Covid, di replicare anche quest'anno, di non perdere il filo di questa tradizione che naturalmente ci proponiamo l'anno prossimo di rinverdire, scusate la parola, di rinverdire non è ironico, alla grande, magari in una condizione anche di sviluppo più, aumentando, integrando la nostra offerta. Ebbene, io non vorrei aggiungere altro se non appunto rilevare che questa componente, il verde, rappresenta ormai un elemento integrato in un percorso culturale che deve essere orizzontale per tutti i cittadini. Dire che capolavori di Raffaello o di Leonardo rappresentano la base culturale di ogni cittadino italiano è dire una banalità, dire che elementi di botanica o di scienze naturali debbano ugualmente entrare nella formazione di base degli italiani in senso permanente, non solo scolastico, è oggi una cosa ancora, diciamo, non completamente assimilata neanche dal senso comune e quindi noi cerchiamo per il nostro piccolo, naturalmente, di dare una mano e naturalmente non pensiamo di farlo ai livelli al quale lo fanno gli illustri ospiti che sono stati qui da noi oggi, diciamo, convocati per questo incontro, ma appunto dalla loro presenza noi ci auguriamo possano nascere idee e riflessioni che possono poi germogliare nel cuore e nella mente di ciascuno di noi. Grazie ancora e buon lavoro.